Salve, buongiorno e benvenuti, io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Ficca Naso, il vostro segugio personale sempre in caccia di succulente notizie dal mondo di Hollywood e non solo. Prima di cominciare come sempre non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanellina. È arrivato il 6 marzo in tutti i cinema italiani l'attesissimo Captain Marvel, 21esimo film del Marvel Cinematic Universe che vede per la prima volta nel franchise al centro della scena una protagonista femminile. Si tratta di Carol Danvers, eroina cosmica le cui complicate origini sono narrate appunto nel film in questione. Captain Marvel è legatissimo alle sottotrame dell'MCU, come abbiamo intuito dalla scena post-credit di Avengers Infinity War, dove Nick Fury, prima di scomparire, lascia intendere di aver cercato proprio Carol per ricevere aiuto. Il film è però ambientato nel passato, precisamente negli anni 90. Ritroveremo quindi un giovane Nick Fury, un Samuel Jackson ringiovanito dalla CGI ed anche un agente Phil Coulson alle prime armi accanto all'eroina, interpretata dal premio Oscar Brie Larson. Ma chi è Brie Larson? Da dove è saltata fuori? Scheda. Brienne Sidonie Dishonor. Nasce a Sacramento, in California, il 1 ottobre 1989 e già da piccolissima manifesta la forte intenzione di diventare un'attrice. All'età di 6 anni diventa infatti la più giovane studentessa nella storia dell'American Conservatory Theater. La sua carriera inizia nel 1998 con gli sketch comici nel celebre talk show di Jay Leno. A seguire la ritroviamo in parti minori sia in TV che al cinema, come nei film Scott Pilgrim vs. The World o 21 Jump Street, o come nella serie TV United States of Tara, qui in realtà in veste di coprotagonista. Si fa notare dalla critica grazie al film indipendente Short Term 12, dove comincia piano nel suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo. Nel 2015, La Consacrazione, viene premiata con un Oscar la sua interpretazione in Room, in cui è la vittima di un rapimento tenuta rinchiusa in una stanza dal suo aguzzino per 7 anni. Il primo vero blockbuster arriva nel 2017, fa parte infatti del cast di Kong Skull Island, dal celebre franchise di King Kong che in questa nuova incarnazione va a braccetto con Godzilla. Già dal 2016 arrivano le prime notizie riguardo il personaggio più iconico che Brie abbia mai interpretato. Viene infatti scelta per prestare il volto a Carol Danvers, alias Captain Marvel, ex Miss Marvel per i fan di più vecchia data, uno dei nuovi volti di punta del nuovo corso del Marvel Cinematic Universe. Il film, uscito il 6 marzo, porta per la primissima volta il personaggio sul grande schermo. Brie non è mai apparsa o stata nominata in pellicole precedenti, infatti, neanche in delle scene post-credit. Il primissimo segno del suo imminente arrivo sulle scene è stato dato da Nick Fury nella scena post-credit di Avengers Infinity War, che senza fare spoiler si collega direttamente e perfettamente al film in questione. Rivedremo Captain Marvel anche in Avengers Endgame e molto probabilmente molto spesso nel futuro dell'MCU. Forse non sapete che Brie nella sua carriera non si è fatta mancare nulla. Ha infatti co-scritto e co-diretto 2 cortometraggi, fra cui The Arm del 2012, premiato al Sundance Film Festival con il premio speciale della giuria, debuttando poi anche da regista con un lungometraggio al cinema, ovvero la dramedy Unicorn Store, di cui è anche protagonista insieme a, caramba che sorpresa, Samuel L. Jackson. Si è fatta notare, cioè più o meno, anche in campo musicale. Il suo primo album infatti esce nel 2005. Parte delle canzoni sono state scritte da lei appena adolescente ed uno dei suoi singoli, She Said, diventa uno dei tormentoni di MTV di quell'anno. Ma l'album si rivelerà comunque un flop, in cui possiamo vedere una giovane Brie Larson in un disperato tentativo di emulare la divina Britney Spears. Però è talmente una borracciata che fa tenerezza. Non è famosa invece per la sua presenza nei giornali scandalistici. La sua ultima relazione, infatti appena terminata lo scorso gennaio, è quella con il cantante Alex Greenwald, durata 6 anni, senza colpi di scena di sorta. Bene amici, grazie, questo era tutto quello che avevo da dirvi per oggi su Brie Larson. Adesso fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se vi piace, fatemi sapere se la conoscevate, fatemi sapere in quale dei suoi film l'avete preferita e se andrete a vedere Captain Marvel oppure se l'avete già visto. Grazie per essere stati con me, iscrivetevi ai social e canale di Screen Week e venite a trovarmi sul mio canale Violetta Rocks e su www.violetta.rocks. Ai prossimi appuntamenti, ciao!